Benvenuti al webinar odierno. Ormai ci conosciamo. Io sono Maria Rosaria Russo del Formez e appunto il mio compito è quello di introdurvi anche al webinar odierno, il terzo di questo ciclo introduttivo sui fondi SIE per la programmazione 21-27. Ricordo appunto comunque che questo è un percorso che è stato pensato e proposto nell'ambito dell'attività di supporto alla programmazione unitaria e quindi per la quale appunto è attiva una cabina di pilotaggio e proprio in preparazione di quelli che sono i nuovi POR, FESE ed FSE della Regione Abruzzo. Quindi a questo webinar infatti partecipano tutti gli attori principali interni regionali che a diverso titolo in vario modo interverranno proprio in questa fase, diciamo, di programmazione operativa. Siamo al momento 13, sono le 10:01. Aspettiamo come sempre qualche minuto che appunto i vari partecipanti inizino ad entrare in aula. Vi ricordo che oggi, appunto, essendo il terzo webinar, quindi di questo mini percorso, verranno attestate quindi le presenze dei vari, delle tre, diciamo, dei tre webinar e quindi a seguito dell'attestazione delle presenze sarà possibile ottenere l'attestato di partecipazione. E quindi vi verrà mandata un'email, diciamo alla mail con la quale vi siete registrati, per poter poi con le istruzioni per poter ricevere l'attestato. Visto che l'altra volta siamo andati un po' lunghi anche con le domande, anche oggi avremo una prima parte della lezione in cui il nostro docente, vi ricordo essere il dottor Raffaele Colaizzo, darà risposte in merito appunto alle ultime battute del webinar scorso che era, diciamo, incentrato sul FESR, per poi passare all'attività odierna, e ossia quella sull'FSE. Siamo a 18 partecipanti, aspettiamo giusto altri 2 minuti per poi, diciamo, procedere con l'inizio dell'attività odierna. Vi ricordo sempre che anche oggi interromperemo ogni blocco con delle vostre domande. Quindi vi chiedo cortesemente di utilizzare la chat qui che appunto vedete sul vostro schermo per sottoporre a Raffaele Colaizzo le vostre domande. A differenza dei precedenti webinar, questo webinar durerà un pochino di più, proprio perché, essendo l'ultimo, ci daremo appunto il tempo per rispondere sia appunto alle domande del webinar di martedì, scusate, di venerdì, sia il tempo poi di rispondere appunto alle domande che perverranno oggi. Quindi durerà, contate appunto una partecipazione più o meno fino alle 12:20, se appunto dovete organizzarvi le vostre attività lavorative. Allora, inizio a chiedere a dottor Colaizzo di accendere la webcam. In quanto appunto sono 10:04, abbiamo 20 partecipanti. Quindi appunto darei la parola a Raffaele per iniziare la nostra giornata odierna. Grazie Maria Rosaria, buongiorno a tutti. Dedichiamo la parte iniziale di questo, come ha detto Maria Rosaria, insomma, di questo nostro incontro di oggi, sia a terminare quello che rimaneva della presentazione del FESR,
sia a rispondere ad alcune delle domande, diciamo, che erano state fatte in chat, diciamo, che erano molto interessanti perché ci permettono di puntualizzare e dettagliare cose che nell'esposizione possono essere state trattate in maniera troppo generale o frettolosamente, dati i tempi, insomma, che abbiamo. Allora, innanzitutto, prima di riprendere un pochino e di completare l'analisi del regolamento FESR, vi ricordo molto rapidamente un pochino quello che avevamo messo a fuoco parlando del regolamento comune sui fondi per quanto riguarda in particolare lo sviluppo integrato. Avevamo visto come l'articolo 28 del regolamento comune dice possono essere promosse dagli stati membri e ovviamente insomma dalle regioni delle iniziative di sviluppo territoriale integrato attraverso tre forme, che sono quelle degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale partecipativo e degli altri strumenti territoriali definiti dagli Stati membri. Gli investimenti territoriali integrati e lo sviluppo locale partecipativo sono delle vecchie conoscenze, diciamo, per chi ha poi fondi. Gli altri strumenti territoriali è opportuno un attimo ancora richiamare che sono previsti dalla Commissione europea perché la stessa Commissione ha notato attraverso le sue valutazioni e contatto con gli Stati membri che c'è una forte diffusione a livello di singoli Stati membri di iniziative e di strumenti peculiari dello sviluppo integrato territoriale e quindi in sostanza ha detto voi potete organizzarvi in forma di investimenti territoriali integrati, potete organizzarvi in forma di sviluppo locale partecipativo, ma potete anche utilizzare degli altri strumenti territoriali che tuttavia abbiano delle caratteristiche omogenee rispetto agli altri, cioè in sostanza siano basate su una strategia territoriale esplicita, assortiscano degli interventi ammissibili ai fondi, anche provenienti da assi o addirittura da programmi diversi, e che siano appunto riferite, diciamo, ad aree territoriali subregionali ben definite, di cui vadano risolte delle criticità o sfruttate delle potenzialità. Abbiamo anche visto come, e questa è una novità abbastanza importante, diciamo, il nuovo regolamento, come le strategie territoriali integrate si inquadrano nell'ambito dell'obiettivo 5, del nuovo obiettivo 5 dei fondi, l'Europa più vicina ai cittadini, che a sua volta si divide in un obiettivo specifico 5.1, aree urbane ed aree funzionali di tipo urbano, e in un obiettivo specifico 5.2 che riguarda le altre aree. In questo contesto, il FESR tratta specificamente lo sviluppo territoriale integrato in alcuni articoli. In particolare, l'articolo 10 e l'articolo 11 del regolamento FESR danno una indicazione sulle aree territoriali prioritarie in cui interviene il FESR. In particolare, dice il regolamento, un primo blocco di aree prioritarie è quello delle aree svantaggiate. Non dimentichiamo che il FESR è il principale strumento della coesione territoriale, ovvero da quella dimensione della coesione che promuove una omogeneità, un'armonizzazione, una parificazione di diritti e di accessibilità. Anche per i cittadini europei che abitano in zone come le aree interne o come le isole, cioè in zone con svantaggi naturali o demografici. Nell'articolo 10, 15 si dice che il FESR rivolge un'attenzione specifica ad aree e regioni svantaggiate, in particolare aree rurali, oppure con handicap naturali e demografici severi e pertinenti e permanenti. Gli Stati membri possono indirizzare politiche integrate a queste aree, specificandolo nell'accordo di partenariato per la risoluzione delle problematiche demografiche o per altri bisogni specifici. Noi abbiamo, come sapete bene, una politica molto importante, centrale,
nelle politiche di coesione, che è quella delle aree interne, che si inquadra esattamente, dal punto di vista ovviamente del contributo dei fondi, si inquadra esattamente in questo articolo 10 del regolamento. L'articolo 11 riguarda invece lo sviluppo urbano sostenibile e quindi questo è il secondo grande riferimento territoriale del FESR. Ci dice l'articolo 11 che lo sviluppo urbano sostenibile può essere attuato mediante strategie territoriali, delle strategie territoriali abbiamo parlato, in singole città o aree urbane funzionali. Gli interventi prioritari riguardano la transizione ambientale, le tecnologie digitali e lo sviluppo territoriale. E poi l'articolo 11 ci dà una disposizione molto importante, che è questa, cioè almeno l'8% contato a livello nazionale del FESR deve essere destinato allo sviluppo urbano sostenibile. Che significa a livello nazionale? Significa che non necessariamente questo 8% deve essere conseguito, rispettato a livello di singolo programma operativo del FESR, ma può anche esserlo considerando tutto il FESR che va ad un determinato Stato membro, quindi contano anche programmi operativi nazionali. Per esempio, un programma come il PON Metro, che sarà confermato nel 2021-2027, anzi con una certa estensione del numero di aree che saranno oggetto di intervento, il PON Metro quindi contribuisce a definire questa soglia, diciamo, dell'8% del FESR a livello nazionale. Allora, questa slide è una slide che viene dal passato, è un documento del 2013 della Commissione europea, in cui si davano i principi del Community Led Local Development, del CLLD, della sua applicazione. Ecco, ricorderete sicuramente che nel 2014-2020 ci fu una modifica importante alle norme che riguardano lo sviluppo locale partecipativo, perché in sostanza è stato estesa l'ambito di applicabilità dello sviluppo locale partecipativo anche ad aree non rurali sostanzialmente. E quindi questa scheda si diceva: lo sviluppo locale partecipativo ha senso, ha particolarmente senso anche in ambiti urbani, ad esempio per affrontare le problematiche di singole aree all'interno di un'area metropolitana più ampia, ad esempio una periferia degradata, in cui ha senso intervenire con strumenti partecipati di tipo bottom-up. Ha senso farlo nelle piccole città. Ha senso farlo, per esempio, per rafforzare i legami fra area rurale ed area urbana. Oppure ha senso farlo avendo come riferimento dei gruppi sociali svantaggiati in un ambito urbano, dove quindi lo sviluppo locale partecipativo interviene con una funzione di inclusione. E quindi questo, diciamo, documento suggeriva un intervento, diciamo, esteso, cioè in sostanza, suggeriva, consigliava di sfruttare questa opportunità data dai nuovi regolamenti. Allora, bisogna dire in effetti che l'applicazione del CLLD in ambito urbano sostanzialmente nel nostro paese è andata deserta. C'era su questo una domanda interessante, io mi volto perché la leggo, diciamo, all'altro computer. Si diceva che il dibattito interno alle regioni sui GAL, sui gruppi di azione locale, quindi sullo sviluppo locale partecipativo, fa emergere luci ed ombre sulla reale potenzialità di tali organismi intermedi nell'implementare politiche finanziate dal FESR. È così, è sicuramente così. Qual è il problema principale? Adesso io, diciamo, non voglio propendere, diciamo, per una parte regionale o per una parte territoriale, però certamente un'amministrazione titolare di un programma ha davanti un preciso cronogramma di spesa rispetto alle sue progettualità.
E quindi non è pensabile che per costituire un partenariato territoriale, per costituire ed approvare la strategia, per selezionare gli interventi e per realizzare questi interventi passino praticamente passi l'intero periodo di programmazione. Questo è il motivo dello scetticismo. I processi di sviluppo locale sono processi lenti che implicano un forte lavoro di base, un forte lavoro sul territorio e coinvolgono degli operatori che non necessariamente sono operatori, come dire, in possesso di tutte le capacità e di tutte le competenze necessarie ad attuare queste politiche. E quindi è comprensibile, diciamo, che in molte amministrazioni regionali sia maturato scetticismo o rifiuto, rigetto verso questo tipo di iniziative, che in linea di principio, in linea di massima, sono in realtà molto belle, molto interessanti. Però c'è come dicono gli economisti, c'è un trade-off, cioè c'è una necessità di scelta fra una tempestiva attuazione del programma operativo e l'implementazione di una politica che utilmente fa riferimento ai principi del bottom-up e della partecipazione. Ecco, rimanendo su questa slide, c'era anche un altro quesito che in sostanza riguardava la forma in cui gli attori locali devono organizzarsi. Le forme del testo unico sugli enti locali. Adesso molti di voi conosceranno, diciamo, queste norme, queste disposizioni, ma in generale le amministrazioni locali, ecco, nel momento in cui aderiscono, promuovono un'iniziativa di sviluppo locale, ovviamente devono avere un accordo giuridico interno, preciso, saldo, che definisca quello che c'è da fare e come ci si organizza. E chiaramente il testo unico degli enti locali, è il principale riferimento per definire questi strumenti giuridici, in particolare le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, che devo dire sono una modalità di associazione molto, molto pesante, diciamo, facendo riferimento a delle politiche di sviluppo locale, gli accordi di programma, tutti strumenti che stanno, nel testo unico degli enti locali. Tra l'altro, io non so se tra le persone presenti, diciamo, a questo seminario ce ne sono di sufficientemente anziane da ricordarsi i progetti integrati territoriali. Lì ci fu un'innovazione amministrativa abbastanza interessante, perché le amministrazioni locali, i comuni che parteciparono ai progetti integrati territoriali, fecero delle convenzioni e istituirono degli uffici comuni o degli uffici unici che in sostanza erano la principale unità organizzativa, amministrativa della coalizione territoriale. E quindi piuttosto che spezzettare, diciamo, le varie competenze tra i diversi enti locali, ci fu, diciamo, questa sperimentazione molto interessante di in sostanza o fare un ufficio comune fra i diversi enti locali, oppure quello di considerare un ente locale come ufficio unico e quindi delegare, diciamo, tutta la parte amministrativa e organizzativa del progetto integrato territoriale a quell'ente. Insomma, e questo fu un po' un elemento precursore rispetto poi alle forme associative successive. Ad esempio, le aree interne sono basate su accordi di programma, su accordi di programma quadro. In particolare, negli accordi di programma quadro si identificano delle liste di progetti da finanziare o a un certo momento finanziati e che quindi vengono attuati. Sempre rimanendo sul FESR, un cenno molto breve lo facciamo a queste due iniziative finanziarie previste dal regolamento del FESR che sono gestite direttamente dalla Commissione europea.
Ovviamente sono una parte del tutto marginale rispetto alla dotazione complessiva, diciamo, del FESR, però comunque sono strumenti interessanti di cui è opportuno parlare. In particolare l'iniziativa urbana europea, prevista all'articolo 12 del regolamento FESR, è uno strumento di sostegno dell'agenda urbana europea, che in sostanza, diciamo, è una strategia di innovazione, messa in efficienza, digitalizzazione, trasformazione del modello di funzionamento urbano in direzione dell'accessibilità, dell'efficienza, della transizione, ecologica e dell'inclusione, sociale. E quindi finanzia, sostegno ad azioni innovative, sostegno allo sviluppo delle capacità e delle conoscenze, alle valutazioni di impatto territoriale, alla comunicazione e così via. Come funzionano queste iniziative? La Commissione in sostanza lancia delle proposte progettuali, chiede delle adesioni e quindi si fanno, diciamo, delle iniziative trasversali, transnazionali, utili a stabilire esperienze, a fare azioni innovative, a trasferire pratiche, quindi un livello transnazionale oppure singoli progetti definiti da gruppi di città sostanzialmente. Una caratteristica abbastanza simile, cioè quella della cooperazione transnazionale, e ovviamente. Questo si giustifica dal fatto che si tratta di fondi, in questo caso di un'utilizzazione e gestione diretta, diciamo, di un certo fondo, e quella degli investimenti per l'innovazione interregionale. In sostanza, questo è una sorta di iniziativa di capitalizzazione, cioè in sostanza si punta sulla diffusione, sulla replica di progetti di valore aggiunto europeo nel campo delle politiche urbane, cioè ad esempio lo sviluppo di catene del valore fra città europee, il sostegno agli investimenti in innovazione interregionale, il sostegno alla specializzazione intelligente e così via. Ad esempio, un investimento per l'innovazione interregionale potrebbe essere la diffusione, la capitalizzazione di progetti sperimentati nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente. Ovviamente questo sempre in un ambito di applicazione urbano. Poniamo ad esempio un sistema della mobilità basato, adesso diciamo, faccio degli esempi molto, molto generali, ad esempio su una mobilità all'idrogeno, ad esempio. Allora questo progetto si capitalizza, cioè si finanzia la sua sperimentazione in altre aree urbane. Ripeto, questi sono degli strumenti gestiti direttamente dalla Commissione europea. E infatti è un uso a gestione diretta del FESR, che di per sé, nella sua stragrande maggioranza, è un fondo a gestione concorrente. Allora, c'erano anche dei quesiti per quanto riguarda l'assistenza tecnica. Con questo, ecco, la nostra trattazione, diciamo, del regolamento del FESR la possiamo dare per completata. C'erano un altro paio di questioni che venivano fuori dalle domande, una sull'assistenza tecnica, devo dire, il cui quadro, per come è stato disegnato dal regolamento, è veramente piuttosto complesso. In sostanza, quali sono gli elementi fondamentali, diciamo, come dire, gli elementi di orientamento nel nuovo assetto dell'assistenza tecnica? Innanzitutto, qui riporto una slide ripresa da un'elaborazione dall'Agenzia della Coesione Territoriale, lo dico, diciamo, per riconoscere i credits, come si dice. Allora, ci sono gli interventi di assistenza tecnica cosiddetta standard che sono finalizzati all'amministrazione dell'utilizzo efficace dei fondi e quindi l'uso che ben conosciamo dell'assistenza tecnica.
o anche allo sviluppo della capacità dei partner. Qui dice il regolamento, potete utilizzare un flat rate, come si dice, cioè un tasso fisso sostanzialmente, con dei limiti, cioè fino al 3,5% della dotazione finanziaria del FESR e fino al 4% della dotazione finanziaria del Fondo Sociale Europeo Plus possono essere destinati ad assistenza tecnica senza una rendicontazione sostanzialmente a costi reali. E quindi diciamo questa è una prima possibilità che dà il fondo. Nella sala dell'agenzia di coesione voi vedete la scelta italiana è quella di rendicontare invece a costi reali e non a flat rate. Diciamo che nel primo caso, con il flat rate, è necessario che ci sia un asse assistenza tecnica. Nel secondo caso, a costi reali, non è necessario che ci sia un asse dell'assistenza tecnica. Quindi è un quadro abbastanza rinnovato rispetto al 2014-2020. Una seconda strada, diciamo così, di finanziamento dell'assistenza tecnica si riferisce esplicitamente alle azioni di capacità amministrativa. Quindi qui non parliamo degli interventi di assistenza tecnica più classica, più tradizionale, cioè quelli che servono all'utilizzo efficace dei fondi, alla valutazione, agli studi, a tutto quello che in generale siamo abituati a vedere nell'asse, diciamo, dell'assistenza tecnica. Qui si parla specificamente di capacità dei partner. Allora, dice il regolamento, possono essere consentiti ulteriori interventi, quindi sopra quel 4% di cui dicevamo, per rafforzare la capacità e l'efficienza delle autorità, degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi. In questo caso, però, il finanziamento è un finanziamento non collegato ai costi. Cioè, in sostanza, si stabiliscono dei target, degli obiettivi che ovviamente quantificabili ed oggettivi che vanno raggiunti e il finanziamento avverrà in base alla dimostrazione che quei target sono stati effettivamente conseguiti. C'è poi una ulteriore possibilità che è esplicitamente prevista dal regolamento del FESR, in base a cui degli interventi di capacità amministrativa possono essere associati ai singoli obiettivi specifici che vengono attuati. E se, devono sempre ovviamente essere interventi di, ca, sulle capacità, sulla capacità amministrativa, la capacità delle autorità del programma, il miglioramento della capacità degli attori settoriali e territoriali, le iniziative di collaborazione con i partner e anche con altri stati. Quindi vedete una situazione forse un po' più complessa, diciamo, che in passato, che soprattutto cerca di stimolare, di promuovere gli interventi degli Stati membri e naturalmente delle singole autorità titolari di programmi rispetto alla capacità amministrativa. Un'ultima domanda riguardava anche la finanziabilità degli investimenti delle grandi imprese. Mediante il FESR. Allora, qui la situazione è questa. Noi abbiamo, indipendentemente dai fondi strutturali, ma questo lo sapete benissimo, lo dico per un po', come dire, sintetizzare e riepilogare il quadro, noi abbiamo una disciplina sugli aiuti di Stato che è una disciplina stringente da parte della Commissione europea. Nel senso che non è possibile non considerarla pena procedura di infrazione, multe e rettifiche.
Gli aiuti di Stato sono modulati in funzione della dimensione delle imprese. Possono essere finanziate sia le piccole, sia le medie, sia le grandi imprese, ma a tassi decrescenti, cioè le grandi imprese hanno un massimale di incentivazione molto inferiore rispetto alle piccole imprese. Sono modulati in ragione delle caratteristiche dei territori. Nelle aree in ritardo di sviluppo i massimali sono superiori rispetto alle aree più sviluppate e sono anche modulati in funzione della natura dell'investimento. Ad esempio, gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno la possibilità di avvalersi di massimali più alti rispetto, diciamo, ad altri settori. E quindi queste tre dimensioni poi determinano il massimale che è possibile applicare ai singoli progetti di investimento produttivo. Allora, dato questo contesto, dice il regolamento del FESR, io finanzio soltanto investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, a meno che l'investimento comporta la cooperazione con le PMI in attività di ricerca e innovazione, quindi una collaborazione grande impresa, piccola impresa. Gli investimenti sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili. Gli investimenti che riguardano questa categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione, che sono definite dal regolamento UE, che in particolare sono imprese che non sono PMI, ma hanno fino a 500 dipendenti, purché però il finanziamento, l'incentivo sia dato attraverso strumenti finanziari, quindi sostanzialmente attraverso prestiti, attraverso garanzie, attraverso partecipazioni al capitale di rischio. Gli strumenti finanziari. E infine, quando sono effettuate in piccole imprese a media capitalizzazione, queste imprese che abbiamo appena definito, in attività di ricerca e innovazione. Quindi, in sostanza, dice il regolamento, il FESR finanzia gli investimenti produttivi, ovviamente nell'ambito delle soglie previste dalla disciplina dei regimi di aiuto. Però non finanzia le grandi imprese, finanzia le piccole e medie imprese, tranne che in alcuni casi legati alla natura dell'investimento, o legati, come ad esempio ricerca, sviluppo in energia, o legati alla natura dello strumento, cioè per gli strumenti finanziari si deroga, si chiama questa regola generale, il finanziamento soltanto alle piccole e medie imprese. Naturalmente le grandi imprese possono trovare finanziamenti a valere su altri fondi. E su questo mi sembra di avere un po' sia esaurito il tema, diciamo, del regolamento del FESR, sia un pochino risposto ai quesiti che erano stati formulati. E quindi io direi, questo è un primo blocchetto, tra un po' ci immergeremo, insomma, nell'esame del regolamento del Fondo Sociale Europeo Plus, però prima di farlo, se Maria Rosaria è d'accordo, potremmo fare una piccola puntualizzazione, diciamo, rispetto a queste indicazioni che abbiamo dato per completare la descrizione del regolamento del FESR. E per rispondere, diciamo, alcune domande che erano emerse. Assolutamente sono d'accordo, al momento però non vedo nessuna domanda, quindi non so se appunto magari è stato tutto molto chiaro, soprattutto diciamo, i temi dell'assistenza tecnica e i temi almeno per quello che riguarda diciamo, noi direttamente lo sviluppo locale partecipativo erano diciamo, i temi per noi più interessanti e sui quali dobbiamo porre particolare attenzione. Quindi sei stato assolutamente chiaro proprio nelle modalità e anche.
dando delle indicazioni proprio operative utili che sicuramente saranno, diciamo, ci saranno di aiuto ora in questa fase di programmazione operativa. Allora, vedo che ci sono delle persone che stanno digitando, quindi aspettiamo qualche secondo per vedere appunto apparire in chat le loro domande o osservazioni. Vediamo un attimo. Al momento non appare nulla. Niente. Allora, non so, magari stanno digitando, ma al momento non ci sono altre domande. Quindi, ecco. Allora, Antonella Tollis chiede se a proposito dello sviluppo locale Dello sviluppo. partecipato, il riferimento al testo unico degli enti locali è il riferimento per nuove costituzioni o se bisogna costruirlo sull'esistente. Beh, direi che è un riferimento ormai storico per gli accordi fra enti locali per la costituzione di partenariati territoriali. Volevo però anche dirvi questo. Io ho parlato di accordi fra enti locali. Nel momento in cui voi, come sapete molto bene, i gruppi di azione locale sono gruppi compositi. Composti, cioè sia da amministrazioni pubbliche sia da partner socio-economici. In questo caso c'è bisogno ovviamente di un'ulteriore formula di accordo. Per esempio, molti gruppi di azione locale si costituiscono in forma di società cooperative a responsabilità limitata. Non vorrei che fosse, non vorrei essere stato poco chiaro su questo. Quando io parlo ovviamente di testo unico degli enti locali e di accordi fra amministrazioni per strategie territoriali integrate, chiaramente il ricorso al TUEL si fa da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel momento in cui si costituisce un gruppo di azione locale in cui sono rappresentati anche dei partner privati, lo strumento complessivo giuridico di accordo del partenariato non lo troviamo nel TUEL, ma lo troviamo. Adesso io mi esprimo in maniera malamente, ma nel diritto privato, sostanzialmente nella costituzione di una società fra enti, che, ripeto, per molti GAL, è stata una società cooperativa. Sono stato forse su questo poco, diciamo, chiarificatore. Il TUEL lo possono usare solo amministrazioni pubbliche, chiaramente. Dunque, dobbiamo ancora vedere Eugenio. Cosa suggerire? Oddio, bisognerebbe un po' entrare nel merito. Credo che bisognerebbe innanzitutto stabilire delle strategie territoriali. Infatti, che cosa ci dice il regolamento? Il regolamento dice l'elemento fondativo di un partenariato territoriale è la strategia, cioè il partenariato deve riconoscersi in una strategia in cui noi capiamo quali sono i bisogni comuni e quali sono gli strumenti per soddisfare questi bisogni comuni. Questo è l'elemento fondativo. Per esempio, in base a cui si potrebbe pensare o a un investimento territoriale integrato o, diciamo, in certi casi ad uno sviluppo locale partecipativo. Tenete presente che quando parliamo di fondi, io mi devo comunque agganciare, devo comunque essere coerente con i due obiettivi specifici del FESR, l'obiettivo 5.1, aree urbane ed aree funzionali, e
e l'obiettivo 5-2 altre aree. E quindi io, diciamo, cercherei un po' innanzitutto di inquadrare, diciamo, le aree omogenee sotto questo profilo, cioè di capire se sono obiettivo 5-1, di capire se sono obiettivo 5-2 e di capire quali sono gli elementi strategici, diciamo, che potrebbero essere sviluppati. Questo proverei un po' a farlo come ragionamento iniziale. Grazie. Allora, io direi, visto che sono le Non 10:40, necessariamente sviluppo locale partecipativo. Sì, allora. Adesso, dedichiamoci al regolamento dell'FSE Plus. Allora, di cosa parliamo, insomma, in questa presentazione? Innanzitutto ci chiediamo perché è diventato Plus il Fondo Sociale Europeo nel 21-27. Poi diamo uno sguardo a come è articolato il regolamento. Vediamo quali sono i principi di base di funzionamento, vediamo cosa finanzierà il Fondo Sociale Europeo Plus nella prossima programmazione, vedrete che qualche piccola novità da questo punto di vista c'è, e poi accenneremo ad un tema molto delicato, molto caldo direi, che è quello del rapporto fra Fondo Sociale Europeo Plus e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove le amministrazioni regionali, locali devono fare un po' di attenzione, nel senso che il rischio è quello di fare confusione e quindi sovrapporre gli interventi. Allora, il Fondo Sociale Europeo 21-27 è plus per una ragione più alta, più strategica e per una ragione più operativa. La ragione più operativa è che noi adesso abbiamo all'interno del regolamento tre diversi filoni che si uniscono: quello del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, quello del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, che ha la finalità principale di contrastare la deprivazione materiale, e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, che è stato finora un programma, in realtà lo rimarrà tutto sommato, a gestione diretta. Spesso si fa ricorso all'acronimo inglese, che è quello di EASI, che finanzia azioni innovative, interventi di rete, su questo poi tra poco vedremo, a livello europeo nel campo dell'occupazione e dell'innovazione sociale. E quindi c'è un elemento di operativo, nel senso che all'interno del documento del nuovo regolamento FSE Plus io adesso trovo questi tre strumenti: Fondo Sociale Europeo 14-20, diciamo, Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, Programma per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale. Il Fondo Sociale Europeo poi si collega, si interrela, diciamo, con altre politiche, in primis quelle sulla salute. C'è poi una questione più alta, più strategica, che è quella del pilastro europeo dei diritti sociali. Cioè, il Fondo Sociale Europeo diventa plus perché è il principale strumento europeo di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Cos'è il pilastro europeo dei diritti sociali? Allora, questo è, come dire, illumina bene la logica, insomma, con cui lavora l'Unione Europea. È un atto politico molto, come posso dire, alto sostanzialmente. Un atto politico condiviso nel 2017 al summit di Göteborg, quindi un atto del Parlamento, del Consiglio e della Commissione Europea. Che fa il pilastro europeo dei diritti sociali? Individua, come si dice nella slide, principi e diritti fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale in Europa. Enuncia dei principi, come è tipico di questi atti, raggruppandoli in tre capi: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro equo, protezione sociale e inclusione. Come succede, diciamo, nei processi legislativi dell'Unione Europea,
L'atto politico poi si sostanzia in strategie e in piani di azione che permeano poi tutta la programmazione pertinente. E quindi noi abbiamo che a marzo del 2021 è stato approvato un piano di azione che implementa il pilastro europeo dei diritti sociali, in cui vengono specificati tre grandi obiettivi quantitativi per l'Unione Europea nel suo complesso, che sono quelli che vedete: almeno il 78% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un'occupazione, almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare alla formazione ogni anno. Il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni. Ecco, e vedete poi che per raggiungere questi grandi obiettivi sono previsti una serie di categorie di intervento sostanzialmente, che come vedete nella figura spaziano dalla formazione all'uguaglianza di genere, all'inclusione dei migranti, alla crescita dei tassi di occupazione, alla riduzione del numero di giovani che non studiano e che non lavorano e così via. E quindi vedete come già il pilastro europeo dei diritti sociali comincia a diventare un piano di azione che prevede strumenti. Questi strumenti vengono finanziati attraverso i grandi fondi dell'Unione Europea e ovviamente in primis il Fondo Sociale Europeo Plus, che ha esattamente in quest'ambito di intervento la propria missione fondamentale. Questo, diciamo, va tenuto presente nel senso che c'è una, come dire, una strategia, insomma, un'idea europea, insomma, di ampio respiro che giustifica anche poi le nostre programmazioni di dettaglio e le nostre selezioni di interventi e di progetti. Diamo uno sguardo alle quattro parti del regolamento del Fondo Sociale Europeo Plus, poi vediamo anche nel dettaglio, diciamo, qual è la sua articolazione, però questo chiarisce già un primo elemento. Allora, la prima parte ovviamente è una parte di disposizioni generali, definizioni, obiettivi, risorse, principi di uguaglianza e così via. Le altre due parti si riferiscono alle due componenti del Fondo Sociale Europeo Plus. Una prima componente che è quella a gestione concorrente ed è l'ambito classico di intervento dei fondi strutturali, in cui, come sappiamo, esiste in sostanza una compartecipazione dell'Unione Europea e degli Stati membri nella definizione poi dell'attuazione delle politiche. E abbiamo anche una componente di gestione diretta e indiretta, in cui è la Commissione Europea che attua direttamente gli interventi e si relaziona direttamente ai beneficiari localizzati nei vari Stati membri, amministrazioni locali, istituzioni, organizzazioni non governative, singoli percettori di incentivi e così via. E poi c'è la parte sulle disposizioni finali. Devo dire, la parte che riguarda la gestione diretta e indiretta dal punto di vista della dotazione di risorse è molto, molto inferiore rispetto alla parte di gestione concorrente. Però è opportuno comunque tenere conto che questa è una novità, insomma, nel regolamento FSE Plus e che quindi noi dobbiamo distinguere fra la componente in gestione concorrente, dove il Fondo Sociale in sostanza è quello che arriva poi nei nostri programmi operativi, per essere chiari, e invece la parte che viene utilizzata direttamente dalla Commissione, naturalmente in accordo con gli Stati membri, per finanziare in particolare azioni relative ad occupazione e innovazione sociale. Ecco, vedete qui l'articolazione specifica, precisa del regolamento FSE Plus, e quindi abbiamo le disposizioni generali, abbiamo
Abbiamo la parte che riguarda l'attuazione in gestione concorrente, che dà in particolare disposizioni che riguardano la concentrazione tematica. Abbiamo parlato di questo nei precedenti incontri, che dà disposizioni relative al partenariato e, come vedremo meglio fra breve, prevede la necessità di lavorare sulla capacità istituzionale ed amministrativa dei partner. Prevede delle misure specifiche relative alle persone in stato di deprivazione, all'occupazione giovanile e alle misure relative alle raccomandazioni per paese. In sostanza, questi sono degli ambiti specifici di policy che il regolamento norma e sono anche delle priorità in questa fase di programmazione. Ripeto, gli interventi per le persone in stato di deprivazione, quindi l'assistenza materiale, l'occupazione giovanile, le raccomandazioni per paese, voi sapete, il Consiglio europeo, in collaborazione con la Commissione, dà queste raccomandazioni a country specific, come si dice, a ciascun paese ogni anno, invitandoli a intervenire, per riforme fondamentali, per esempio sulla giustizia, sulle politiche del lavoro e così via. Gli Stati membri devono tenere conto di queste raccomandazioni e in sostanza devono, definire ed attuare delle politiche che permettono di rispondere a queste raccomandazioni. Il capitolo 2 della parte sulla gestione concorrente parla di azioni sociali innovative, di cooperazione transnazionale, su questo ci soffermeremo, dà indicazioni poi sulle spese eleggibili, anche se si tratta di indicazioni molto compatte, perché come sapete bene, mentre molti anni fa, un po' parlo insomma 2000, 2006 o anche prima, la Commissione europea dava delle indicazioni molto specifiche sulla eleggibilità delle spese, poi man mano ha applicato un principio, come si dice, di proporzionalità, cioè ha delegato agli Stati membri la definizione di norme nazionali sull'eleggibilità. Infatti poi c'è all'inizio di ogni periodo di programmazione, DPR, un decreto del Presidente della Repubblica con cui si identificano le spese eleggibili. In questa parte sono date indicazioni relativamente agli indicatori, alle modalità di reporting e così via. Sempre nell'ambito della parte 2 sono date delle indicazioni che riguardano specificamente gli interventi per la deprivazione materiale. Gli interventi per la deprivazione materiale sostanzialmente sono aiuti su beni di base, alimentari e beni di prima necessità. Chi di voi, molti immagino, hanno seguito un po' le vicende. Come posso dire, delle politiche, dei regolamenti, dell'attuazione dei fondi successivamente alla pandemia, sa che questo aspetto è stato già promosso, attuato dai fondi, nel senso che c'è stato un riorientamento dei fondi verso, in alcuni casi, il sostegno, diciamo, ai sistemi sanitari e in altri casi il sostegno alle persone in stato di necessità. Ecco, nel 2021-2027 quest'asse, questa componente sostegno alle persone in difficoltà viene confermata in maniera strutturale all'interno del regolamento. E quindi in questa parte del regolamento io ho delle indicazioni specifiche che riguardano i principi, i contenuti, l'eleggibilità delle operazioni della spesa, gli indicatori e le modalità di audit che riguardano appunto specificamente la deprivazione materiale. La terza parte è quella che riguarda l'attuazione in gestione diretta e indiretta, e qui mi vengono date tutte le indicazioni necessarie a capire quali sono gli obiettivi di questa parte, che, ripeto, è relativa a interventi a gestione diretta, quindi promossi dalla Commissione europea con un valore aggiunto europeo, cioè che cerca di avere una diffondibilità, diciamo, per l'intera Unione, e che riguarda in particolare lavoro, occupazione
e innovazione sociale. E quindi qui mi vengono date tutte le indicazioni che riguardano le azioni eleggibili, che riguardano la partecipazione dei paesi terzi. Possono partecipare a queste iniziative anche paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, purché abbiano un accordo preliminare con l'Unione. In questi casi si parla di gestione indiretta. La gestione diretta è quella della Commissione rispetto agli Stati membri e ai beneficiari dell'Unione. La gestione indiretta è quella in cui vengono coinvolti degli organismi e anche dei beneficiari eventualmente appartenenti a paesi terzi. La parte finale è quella appunto sulle disposizioni finali. Ci sono dei comitati in particolare, anche previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che vengono elencate, diciamo, in questa parte. Vi sono poi negli allegati gli indicatori. Ricordate che già abbiamo chiarito questo concetto degli indicatori comuni parlando di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Gli indicatori comuni sono quelli che dovrebbero appartenere, dovrebbero essere applicati, ovviamente se pertinenti, in tutti i programmi operativi. Ripeto, se pertinenti, nel senso che se sono adeguati a rappresentare la situazione o delle realizzazioni o dei risultati prodotti da un determinato programma operativo. Uno sguardo poi a questo anche lo daremo. Allora, l'articolo 3 e l'articolo 5 ci danno, ci dichiarano, ci esplicitano l'obiettivo generale del Fondo Sociale Europeo Plus e le risorse disponibili. Le risorse disponibili ovviamente a livello di Unione Europea nel suo complesso. Vale la pena leggerlo, è un po' noioso, diciamo, però è opportuno, diciamo, questi aspetti, anche se sono così declaratori, diciamo, chiarirli. Il Fondo Sociale Europeo Plus sostiene gli Stati membri e le regioni per raggiungere elevati livelli di occupazione, un'equa protezione sociale, una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il futuro mondo del lavoro, nonché società inclusive e coese volte a sradicare la povertà e a realizzare i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali. E vedete come torna coerentemente, diciamo, il tema della grande strategia europea dei diritti sociali. Il Fondo Sociale Europeo Plus sostiene, integra e aggiunge valore alle politiche degli Stati membri volte a garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, in particolare concentrandosi sull'istruzione e la formazione di qualità e inclusiva, sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sugli investimenti dei bambini e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base. Quindi il complesso, diciamo, la missione del Fondo Sociale Europeo. Valorizzazione delle risorse umane, inclusione, diritti, parità, parità e non discriminazione. L'articolo 5 ci dà l'informazione sulle risorse complessivamente disponibili, 88 miliardi sui circa 330 dei fondi, includendo però anche il fondo di coesione, che come sapete non ci interessa come Stato membro. Sono valori espressi a prezzi del 2018, così fa la Commissione in generale, cioè dà un'indicazione di risorse a prezzi costanti. Questi prezzi poi vengono aggiornati nel corso degli anni con una piccola percentuale anno per anno di incremento rispetto alla somma che è stata stanziata nell'anno base sostanzialmente. Nell'articolo 5 vedete anche, ci viene data l'informazione, l'indicazione sulla consistenza dei fondi per la gestione diretta e indiretta. Come vedete è una quota modesta di circa nemmeno 700 milioni di euro sugli 88 miliardi. Quindi questo è un po' il motivo che vi dicevo prima, cioè la gestione indiretta è prevista dal regolamento FSE Plus, ma è, come dire, dal punto di vista quantitativo molto, molto ridotta, insomma, rispetto al totale delle risorse. 175 milioni di euro sono destinati alla cooperazione
transnazionale. Allora, abbiamo visto in precedenza, negli scorsi seminari, abbiamo visto quali sono i grandi cinque obiettivi di policy: l'Europa più intelligente, l'Europa più verde, l'Europa più connessa, l'Europa più inclusiva, più sociale e l'Europa più vicina ai cittadini, con due obiettivi delle strategie territoriali. Il Fondo Sociale Europeo è concentrato in maniera importante su il quarto obiettivo di policy, quello dell'Europa più sociale. L'articolo 4 del regolamento dichiara, dà l'indicazione di tutti gli obiettivi specifici. Anche qui la lettura, diciamo, la dichiarazione è un pochino noiosa, però vale la pena farla perché poi questa è la base, diciamo, di tutta la nostra programmazione. Cioè su questi 13 obiettivi specifici noi definiamo i programmi operativi e definiamo le azioni, insomma, i progetti che poi daranno sostanza, daranno corpo, insomma, alle disposizioni. E quindi, uno, migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, anche promuovendo l'autoimpiego e l'economia sociale. Due, modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro, valutare e anticipare i fabbisogni di competenze, assicurare assistenza mirata all'incontro domanda e offerta. Qui mi permetto di fare una breve digressione, anche perché è un argomento che sto. Diciamo, di cui mi sto occupando, insomma, in questi giorni, che è quello del famoso mismatch fra domanda e offerta. C'è Unioncamere e ANPAL fanno una rilevazione. Io ve la segnalo perché è molto interessante, sicuramente molti di voi la conoscono, insomma, soprattutto quelli che si occupano di fondo sociale. Fa una rilevazione molto interessante, mensile, attraverso indagini dirette. Cioè, in sostanza, si chiama il sistema Excelsior. Loro vanno dalle imprese, è un'indagine diretta, e gli chiedono: ma in questo mese tu ritieni di ampliare, di fare richiesta, di domandare lavoro, cioè di richiedere profili professionali? Quanti eventualmente? E qual è la difficoltà che hai a reperire questi profili professionali. Il bollettino di giugno è un bollettino molto interessante perché dà per la prima volta in tanti mesi un segnale di rianimazione del mercato del lavoro. Cioè le imprese rispondendo, diciamo, al questionario del sistema Excelsior hanno dato indicazioni di una domanda di lavoro che dà dei segnali di ripresa sostanzialmente. Parallelamente, ci dicono anche le imprese che rispondono, abbiamo grosse difficoltà a trovare lavoro. Allora, nei media, nell'informazione, insomma, in questi giorni si parla molto di questo tema, diciamo, dei ragazzi che non vogliono andare a lavorare perché hanno il sussidio, eccetera. In realtà, se poi leggete questo bollettino, diciamo, del sistema Excelsior, il problema è un altro, cioè il problema è che soprattutto quando si tratta di competenze un po' più consistenti, le imprese non trovano personale, cioè non trovano persone preparate. E addirittura la media della cosiddetta difficoltà di reclutamento è, se non mi ricordo male, del 37%, una cosa del genere, ma questa percentuale arriva a 60-65% per i profili più evoluti, ad esempio per gli ingegneri, per i biologi, per i tecnici della progettazione, diciamo, e così via. Quindi la realtà che abbiamo di fronte è una realtà molto, molto complessa, delicata, in cui necessariamente le politiche devono intervenire attraverso azioni di sostegno alla formazione, di professionalizzazione, diciamo, e così via. E quindi qui siamo esattamente in questo campo: modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro, valutare e anticipare sarebbe la parola chiave, fabbisogni di competenze, assicurare assistenza mirata all'incontro domanda e offerta.
Terzo obiettivo specifico, promuovere una partecipazione al mercato del lavoro equilibrata per genere e il bilanciamento della vita e del lavoro. E quindi questo è un primo cluster decisamente orientato all'occupazione, alla buona occupazione e al lavoro. Ovviamente, diciamo, con questa attenzione trasversale alla parità di genere e alla non discriminazione. Obiettivo 4, promuovere l'adattamento ai cambiamenti di lavoratori, imprese e imprenditori e garantire ambienti di lavoro adeguati, e su questo non c'è bisogno di fare ulteriori commenti. Obiettivo 5, migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, sostenendo le competenze chiave. E quindi qui stiamo passando ad un cluster incardinato su formazione e istruzione. 6. Promuovere la parità di accesso per tutti a un'istruzione e a una formazione inclusiva e di qualità. 7. Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti. E quindi qui siamo in un cluster, abbiamo esaurito, diciamo così, un cluster di istruzione e formazione. 8. Incentivare l'inclusione attiva per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. E qui stiamo entrando in un cluster che riguarda piuttosto l'inclusione, i diritti di accesso, la parità dei diritti di accesso. Promuovere l'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi, inclusi migranti, quindi anche cluster della inclusione orientata, diciamo, verso i nuovi nostri cittadini, concittadini, promuovere l'integrazione socio-economica della comunità marginalizzate, come i Rom, migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità e sostenibile, inclusi quelli relativi all'abitazione, alla persona e alla sanità, quindi inclusione nel senso di accesso ai servizi di base. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese gli indigenti e i bambini. In particolare sui bambini c'è un'attenzione specifica nelle nuove disposizioni del regolamento FS Plus, tra poco vedremo. Contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e l'assistenza materiale di base agli indigenti con misure di accompagnamento. E questi sono i 13 obiettivi specifici, da cui poi si dipanderà tutta la catena della programmazione. Quindi occupazione e lavoro, istruzione e formazione, inclusione, declinata sotto i vari profili rilevanti e da ultimo abbiamo visto quello della, lotta alla deprivazione materiale, che è uno un po', direi, dei cavalli di battaglia, insomma, di queste nuove disposizioni dell'FS Plus. Adesso, il Fondo Sociale Europeo contribuisce solo all'obiettivo di policy 4? Certamente no. Il Fondo Sociale Europeo Plus contribuisce, si integra con il FESR anche sull'obiettivo di policy 1, sull'obiettivo di policy 2 e in parte sull'obiettivo di policy 5 dell'Europa più vicina ai cittadini. Sull'obiettivo di policy 4, ricordate, l'abbiamo visto parlando di FESR, è vero che anche il FESR interviene, in particolare sviluppando la componente di finanziamento collegata a infrastrutture e servizi. Il Fondo Sociale Europeo Plus contribuisce ad esempio all'obiettivo di policy 1, quello dell'Europa intelligente, con lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la formazione di ricercatori, la creazione di reti e partenariati tra istituti di ricerca e di formazione, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale. E quindi c'è una componente di Fondo Sociale Europeo Plus che sostiene l'attuazione dell'obiettivo di policy 1. Sull'obiettivo di policy 2, quello dell'Europa più verde,
miglioramento, contribuisce il Fondo Sociale Europeo al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche rispetto ai temi del cambiamento climatico, quindi nuove professioni legate alla transizione ecologica, all'economia circolare, per esempio. Questo è un tema che dovrebbe probabilmente essere dominante, insomma, nei prossimi anni. Perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, alla bioeconomia, all'economia circolare. Il Fondo Sociale Europeo, l'FSE Plus, non partecipa, non contribuisce all'obiettivo di policy numero 3, che è quello più strutturale, quello delle reti della mobilità, sostanzialmente. È pienamente impegnato sul 4 e può partecipare, questo è importante dirlo e sottolinearlo, può partecipare al finanziamento delle strategie di sviluppo territoriale integrato definite nell'ambito dell'obiettivo di policy 5. Quindi alle strategie territoriali integrate il Fondo Sociale Europeo assolutamente può partecipare, finanziando gli interventi che gli sono propri, ovviamente. Quindi di occupazione, di istruzione e formazione, di inclusione. Il Fondo Sociale Europeo, ecco, questi sono i riflessi, diciamo, della pandemia, diciamo, sono nuovi regolamenti. Il regolamento prevede che in casi eccezionali, diciamo, in casi di circostanze eccezionali, come misura eccezionale, possa finanziare misure di breve periodo legate al sostegno al lavoro, la cassa integrazione, l'accesso ai servizi sanitari di persone che, non, che anche quando queste persone non sono in uno stato immediato di vulnerabilità. E quindi, diciamo, come già nel regolamento del FESR, c'è la norma, diciamo, delle circostanze eccezionali. Sempre a proposito di natura degli interventi, sostanzialmente, ci vengono dette delle cose pure da tenere presenti dall'articolo 6 e dall'articolo 15. L'articolo 6 ci dice che gli Stati membri dedicano azioni mirate all'attuazione dei principi orizzontali, con uguaglianza di genere, pari opportunità e non discriminazione. Questa è una dimensione trasversale che non è in parte anche contenuta negli obiettivi specifici, però il regolamento ribadisce, diciamo, questa cosa, cioè intervenire sulla non discriminazione, sulla parità di genere è una priorità che deve trasversale, che deve riguardare tutti gli obiettivi specifici e quindi sono benvenuti, sono favoriti, diciamo, sono priorità gli interventi degli Stati membri che rafforzino concretamente questi principi. E poi l'articolo 15 ci dice anche che a valere sui diversi obiettivi specifici del Fondo Sociale Europeo, in particolare nell'obiettivo di policy 4, possono anche essere condotte delle azioni di cooperazione transnazionale, anche all'interno dei singoli programmi operativi, entro un limite di risorse, diciamo, relativamente limitato. Ecco, va bene, questa griglietta serve semplicemente. No, scusate. Questa griglia, questa tabellina serve soltanto a un po' a chiarire le idee sostanzialmente su i diversi campi di intervento. Ad esempio, un'azione di miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione, questo dovrei lasciarla a voi come esercizio, diciamo così, naturalmente per quelli che non hanno molta confidenza con il fondo sociale, insomma. Immagino invece che fra di voi c'è gente che ci lavora molto, insomma, e quindi è molto competente su questo. Però, ad esempio, un'azione di miglioramento del sistema di istruzione e formazione va sull'obiettivo di policy 4, creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente e al clima va sul 2, l'accessibilità, efficacia e resilienza dei sistemi sanitari va sul 4, questo abbiamo visto, insomma, è una linea di azione prevista, sostegno alle microimprese e competitività, e quindi va sull'1, formazione di ricercatori in campo scientifico va pure sull'1, l'adattamento delle competenze nel campo dell'energia va sul 2, Europa più verde, la promozione delle parità di accesso di completamento di istruzione e formazione va sul 4,
Lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente va chiaramente sull'1. Rimane vuota la tabellina la colonnina, scusate, dell'OP3, rimane vuota quella dell'OP5, ma non perché non sia possibile finanziare interventi sull'OP5, ma perché comunque non ci sono risorse dedicate al Fondo Sociale Europeo sull'OP5, ma sono delle risorse che stanno in altri assi, che però possono essere sfruttati per fare le strategie territoriali integrate che stanno nell'obiettivo di Policy 5. Concentrazione tematica. Abbiamo ampiamente chiarito, diciamo, cosa sia la concentrazione tematica. C'è la concentrazione tematica per il FESR, c'è la concentrazione tematica per il Fondo Sociale Europeo Plus. E in particolare l'articolo 7. Che cosa ci dice l'articolo 7? Un ammontare appropriato di risorse. Non sempre, a volte ci sono soglie quantitative, a volte si dice deve esserci un ammontare appropriato, cioè un ammontare di risorse destinato a un certo obiettivo che ti permette di fare una certa cosa. Nel caso specifico, la cosa da fare è rispondere alle sfide individuate nelle raccomandazioni per paesi del semestre europeo. Abbiamo detto in precedenza, per esempio, una sfida del semestre europeo potrebbe essere quella di accrescere la capacità amministrativa dei partner. E quindi io, nel momento in cui faccio l'accordo di partenariato, poi i programmi operativi, devo destinare un ammontare appropriato di risorse alla crescita della capacità amministrativa dei partner. Un ammontare appropriato per la Child Guarantee, per contrastare la povertà infantile. In sostanza è un sistema integrato di interventi che contrastano la povertà infantile. Dice il regolamento, devono esserci risorse appropriate nell'accordo di partenariato e nei programmi operativi e nei paesi più colpiti, ovvero nei paesi dove il tasso di povertà delle famiglie con bambini è più alto, allora lì almeno il 5% delle risorse del programma devono essere destinate a quegli interventi. Almeno il 25% del costo del programma deve andare agli obiettivi specifici relativi all'inclusione sociale, che sono numerosi, come sapete bene. Almeno il 3% deve andare a misure di contrasto alla deprivazione materiale e un ammontare appropriato deve andare all'occupazione giovanile. La formazione e l'istruzione dei giovani nei paesi più colpiti, cioè dove la percentuale dei cosiddetti NEET, cioè persone che non sono né allo studio né al lavoro, quando la percentuale in un certo paese è superiore alla media dell'Unione Europea, allora lì almeno il 12,5% deve andare a misure di occupazione giovanile, di formazione e istruzione dei giovani. La concentrazione tematica ci dà anche un'informazione importante sulle priorità dell'Unione Europea. È come se l'Unione Europea dicesse, pur all'interno di un sistema di gestione concorrente, guarda che secondo me quello che devi fare è, vabbè, rispondere con i tuoi interventi a quello che ti dice il semestre europeo, le raccomandazioni per paese, le raccomandazioni country specific. La priorità è combattere la povertà infantile, la povertà. La priorità è promuovere l'inclusione sociale e combattere la discriminazione in tutte le sue forme. La priorità è combattere l'espressione più estrema della povertà, che è la deprivazione materiale. La priorità è lavorare per il futuro, per l'occupazione giovanile, per la formazione e l'istruzione dei più giovani e quindi ridurre la percentuale dei giovani che non studiano e non lavorano, i NEET. Partenariato, naturalmente tutti i regolamenti dei fondi hanno un orientamento importante, diciamo, sul partenariato. L'articolo 6 del regolamento comune ci dice quali sono i partner che è necessario coinvolgere nelle fasi di predisposizione di attuazione e sorveglianza del programma. L'articolo 9 però ci dice anche una cosa in più, una cosa interessante che va tenuto presente, che è questa: oltre naturalmente ad assicurare la partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile,
Dice: gli Stati membri destinano una parte adeguata delle loro risorse dell'FSE Plus in gestione concorrente allo sviluppo delle capacità delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure di messa in rete e rafforzamento del dialogo sociale, le attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Cioè, in sostanza, il regolamento del Fondo Sociale ci dice: devi dare un ammontare appropriato di risorse alla capacità, alla formazione della capacità dei partner. E questo pure è un aspetto di cui tenere conto nell'immaginare, nel pianificare, insomma, il nostro programma operativo per il 21-27. L'articolo 14 del regolamento ci parla delle azioni sociali innovative. Allora, distinguiamo fra innovazioni sociali e sperimentazioni sociali. Come leggete, le innovazioni sociali sono delle attività di sviluppo e attuazione di nuove idee, quindi possono riguardare prodotti, possono riguardare servizi, pratiche, modelli che soddisfano delle esigenze sociali e al contempo creano relazioni fra organizzazioni, aumentano la cosiddetta densità istituzionale, sostanzialmente, dei sistemi sociali ed economici. E quindi, appunto, creano relazioni e collaborazioni tra organizzazioni pubbliche della società civile a vantaggio della società stessa, rafforzandone la capacità di agire. Quindi, in sostanza, dei progetti sono progetti che mettono a fuoco modalità innovative di soddisfacimento di bisogni sociali. Le sperimentazioni sociali sono dei progetti sostanzialmente, sono degli interventi di policy che vengono un po' appunto come in un esperimento, diciamo, di laboratorio sociale sostanzialmente, che vengono attuati su piccola scala, di cui viene verificato per quanto possibile l'impatto e che poi possono essere trasferiti in altri contesti. Per esempio, a livello territoriale, da una regione all'altra, o a livello di settore, sempre naturalmente che la sperimentazione si dimostri in grado di migliorare le condizioni di lavoro, di istruzione e formazione o di inclusione sociale dei destinatari. E quindi il Fondo Sociale Europeo, e qui siamo all'articolo 14, finanzia, sostiene azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, o anche iniziative che rafforzano approcci dal basso verso l'alto, e quindi qui siamo pienamente, diciamo, nella filosofia delle strategie territoriali integrate, basate su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali e così via. Quindi, il Fondo Sociale finanzia azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale con un occhio in particolare alle relazioni bottom-up, alla creazione di densità istituzionale. Sostiene lo sviluppo di approcci innovativi sperimentati su piccola scala, di questo abbiamo detto. Dedica almeno una priorità all'attuazione delle azioni innovative con il tasso massimo di cofinanziamento che può arrivare fino al 95%. Quindi nei programmi operativi noi dovremmo avere delle priorità che sono dedicate specificamente alle innovazioni. Vengono individuate nei programmi settori dell'innovazione sociale e delle sperimentazioni sociali, cioè ciascuna amministrazione deve dare conto sostanzialmente di quali sono i campi in cui è necessario produrre innovazione sociale, sperimentazione sociale. E la Commissione facilita lo sviluppo delle capacità sostenendo l'apprendimento reciproco, creando reti e così via. Quindi vedete, insomma, come
Qui, diciamo, siamo di fronte ad un approccio, che è un approccio metodologico. Quando abbiamo parlato di deprivazione materiale o di occupazione giovanile, stiamo parlando di obiettivi di policy, sostanzialmente, interventi di policy. Qui parliamo di strumenti che quindi possono essere potenzialmente attribuiti a tutti gli obiettivi di policy, che riguardano appunto la necessità di mettere a fuoco, di sperimentare delle modalità innovative, ripeto, di soddisfacimento dei bisogni sociali. L'Unione Europea dà talmente una priorità a questo aspetto da dire, come Commissione partecipo alla costruzione di reti, alla formazione di capacità per l'innovazione sociale. E quindi, insomma, è un aspetto di cui sarà necessario tenere conto nell'ambito dei nuovi programmi operativi. Come vi dicevo, il nuovo regolamento attribuisce una particolare importanza alle misure contro la deprivazione materiale e all'articolo 20 in particolare chiede anche che all'interno dei programmi operativi sia gli interventi di deprivazione materiale siano raggruppati all'interno di una priorità specifica, in cui appunto si definiscono il tipo di sostegno, i principali gruppi di destinatari, una descrizione dello schema nazionale o regionale di supporto. Ci dice anche l'articolo 18, perimetra sostanzialmente l'ambito, insomma, di applicazione delle misure contro la deprivazione materiale, dicendo il sostegno del Fondo sociale può essere utilizzato per sostenere la distribuzione di alimenti e beni conformi al diritto dell'Unione. Quindi può essere fornita direttamente agli indigenti o indirettamente, ad esempio tramite buoni o carte in forma elettronica di altro tipo, a condizioni che possano essere utilizzati solo per alimenti o assistenza materiale di base. Qui il regolamento dell'FSE Plus cristallizza una situazione che abbiamo visto molto diffusa nella fase della pandemia, cioè molte amministrazioni locali, sia sulla base di finanziamenti propri, nazionali in particolare, sia sulla base, cioè non propri dei comuni, sulla base di finanziamenti nazionali dello Stato, sia sulla base anche di finanziamenti dell'FSE Plus, hanno attuato dei programmi contro la deprivazione materiale, devo dire spesso anche ricorrendo a modalità elettroniche, digitali, diciamo avanzate, tipo insomma delle carte precaricate sostanzialmente, che gli assegnatari potevano utilizzare in esercizi commerciali per acquisire sostanzialmente alimenti e altre poche categorie, diciamo, di beni di base. Quindi si tratta di una esperienza che è già stata effettuata, insomma. Un pezzetto ancora, diciamo, che rimane da vedere, è quello che riguarda la gestione diretta. Probabilmente, diciamo, questa slide ve l'ho mostrata, diciamo, anche nei nostri scorsi incontri, però in realtà tende in maniera molto schematica, molto semplice, a ricordare quali sono le differenze tra la gestione diretta e la gestione concorrente. Cioè, nel caso della gestione concorrente, io, diciamo, Unione Europea e Stato membro che alla pari, tra virgolette, contribuiscono a determinare il quadro strategico e operativo degli interventi. Quindi l'Unione Europea fa i regolamenti, dà indirizzi generali, come tutti quelli che abbiamo visto, gli Stati membri trasformano in coerenza, diciamo, con questi indirizzi generali, formulano programmi operativi e hanno una relazione diretta con i loro beneficiari. Nel caso della gestione diretta, invece, noi abbiamo una relazione appunto diretta fra la Commissione europea e i beneficiari. Gli Stati membri collaborano naturalmente, diciamo, a questo schema attuativo, ad esempio con agenzie nazionali, con contact points e così via. In genere, a volte un pochino si sottovaluta la rilevanza dei programmi di gestione diretta, che hanno una quantità di risorse elevatissima.
Per esempio, pensate a un programma come Orizzonte Europa o un meccanismo per collegare l'Europa o LIFE o altri programmi di questo tipo, però sono una componente molto importante delle politiche europee, sono una componente strumentale molto importante delle politiche europee. A volte, diciamo, noi che siamo più impegnati, diciamo, nell'attuazione della gestione concorrente tendiamo un po' a non dico a trascurare, diciamo, ma a non considerare la rilevanza, diciamo, di questi programmi. Questo, diciamo, perché l'ho introdotto, perché l'ho detto, perché molto rapidamente, ripeto, anche considerando per la verità lo spazio piuttosto ristretto, diciamo, che hanno questi interventi. Però qualcosa, diciamo, sulla parte a gestione diretta dell'FSE Plus è opportuno dirla, in particolare che cosa finanzia la componente a gestione diretta dell'FSE Plus, che è la componente occupazione e innovazione sociale. Finanzia attività di analisi, questo ce lo dice l'articolo 26, in particolare analisi, studio e raccolta di dati, sperimentazioni sociali su scala europea. Monitoraggio e valutazione della trasposizione di leggi dell'Unione Europea, quindi una parte di attività di analisi, una parte di misure di policy, ad esempio schemi di mobilità del lavoro per favorire lo scambio di professionalità sostanzialmente fra i diversi stati membri, finanza partenariati transfrontalieri in materia sociale. Supporto alla microfinanza e alle imprese sociali, sempre con un'ottica di valore aggiunto europeo, quindi qualcosa che, la cui utilità non si risolva a livello territoriale o regionale o dello Stato membro, ma che abbia rilevanza per l'Unione nel suo complesso. Partenariati transnazionali per la condivisione di soluzioni innovative, quindi vere e proprie misure di policy. Finanzia azioni di capacity building, in particolare delle reti per l'accesso all'occupazione. Vi sono delle reti istituite a livello europeo che si occupano, diciamo, della mobilità dei lavoratori, quindi di reti per l'accesso all'occupazione, di contact point per l'attuazione della componente, di amministrazioni, di enti di sicurezza sociale, di altre istituzioni nei paesi partecipanti, di stakeholders per la cooperazione transnazionale. Quindi un'azione a 360 gradi sulla capacità amministrativa dei soggetti che sono implicati, impegnati nell'attuazione di questa componente. Azioni di comunicazione e disseminazione, come ad esempio interventi di apprendimento reciproco, guide, rapporti, sistemi informativi, eventi, conferenze, seminari, diciamo, e così via. Quindi, diciamo, si tratta di interventi di natura sostanzialmente dimostrativa, innovativa, sperimentale, che tendono, ripeto, questo è il concetto chiave, a far valere un principio di valore aggiunto europeo, ovvero di produrre risultati che o sono generati a livello dell'Unione Europea nel suo complesso, oppure sono generati localmente, ma sono diffondibili all'intera Unione Europea. Ecco, quindi il valore aggiunto europeo consiste appunto in questo, cioè nell'ottenere dei risultati che non sarebbero potuti essere ottenuti con altrettanta efficacia lavorando a livello di Stato membro o di singolo territorio. Allora, un aspetto naturalmente, devo dire, la parte, diciamo, di componente gestione diretta poi è dettagliata, diciamo, nel regolamento, non mi ci soffermerei molto. Invece, avendone chiarito, diciamo così, lo schema di funzionamento generale, invece vale la pena invece di soffermarsi un attimo sugli indicatori. Ricordate, come abbiamo visto in allegato al regolamento del FESR, noi abbiamo degli indicatori comuni di output e abbiamo degli indicatori comuni di risultato. Abbiamo detto anche che gli output sono le realizzazioni che un certo intervento deve produrre, i risultati sono gli effetti diretti, diciamo, sui beneficiari che questo intervento determina.
Non dunque, nei programmi operativi è necessario considerare quando pertinenti gli indicatori comuni, ma possono anche essere inseriti degli indicatori specifici per programma. Allora, il Fondo Sociale Europeo, ferme rimanendo queste definizioni generali, fa diciamo degli approfondimenti, cioè dettaglia un pochino le tipologie di indicatori. In particolare, identifica degli indicatori comuni di output relativi a operazioni rivolte a persone, prima di tutto. Ad esempio, questo è un esempio, diciamo, sono esempi di indicatori all'interno diciamo, di un ambito più ampio, insomma, di un elenco, ecco, più ampio che trovate nell'allegato 1, che è utile nel momento in cui si farà il programma, ovviamente. Ad esempio, gli indicatori comuni di output relativi ad operazioni rivolte a persone sono i disoccupati di lungo periodo, cioè le persone su cui intervengo che sono in condizione di disoccupazione di lungo periodo, le persone inattive, i giovani fra i 18 e i 29 anni. I partecipanti ad azioni formative con 55 anni ed oltre di età, i senza tetto, gli appartenenti a comunità marginalizzate. Questi sono esempi di indicatori di output rivolti a persone. Quindi attraverso il mio programma io avrò come output, ad esempio, disoccupati di lungo periodo formati, persone inattive sottoposte a, anche in questo caso, azioni di istruzione e formazione. Giovani fra 18 e 29 anni e così via. Quindi indicatori di comuni di output rivolti a operazioni rivolte a persone. Gli indicatori comuni di output sono nella logica dell'FS Plus sono relativi anche a enti. Ad esempio, il numero di enti pubblici sostenuti è un indicatore di output. Il numero di piccole imprese sostenute è un indicatore di output. Ad esempio, imprese create nell'ambito di uno schema di autoimprenditorialità. Questo è un indicatore di output. Gli indicatori di risultato, indicatori comuni di risultato, sono, nel regolamento dell'FS Plus suddivisi in due, categorie. Gli indicatori comuni di risultato di breve periodo per operazioni rivolte a partecipanti, gli indicatori comuni di risultato di lungo periodo, sarebbe più corretto dire di più lungo periodo, rivolte a partecipanti. Nel primo gruppo, cioè quelli di breve periodo, parliamo di risultati, quindi di effetti sui destinatari, ci sono partecipanti impegnati nella ricerca di un lavoro al momento dell'uscita. Di breve periodo significa che io misuro l'indicatore quando la persona esce dal mio schema di sostegno. Quindi, partecipanti impegnati nella ricerca di un lavoro al momento dell'uscita, dal corso di formazione, di avviamento al lavoro e quello che sia. I partecipanti che ottengono una qualifica al momento dell'uscita, cioè che ottengono un diploma, una certificazione professionale. I partecipanti al lavoro, compreso il lavoro autonomo, al momento dell'uscita. E quindi anche in questo caso indicatori di risultato di breve periodo. Distingo questi dagli indicatori di lungo periodo, ad esempio, partecipanti al lavoro, compreso il lavoro autonomo, 6 mesi dopo l'uscita. Partecipanti con una migliore situazione sul mercato del lavoro, 6 mesi dopo l'uscita. Quindi io considero un indicatore a più lungo periodo, quello che viene misurato a distanza di un certo periodo dal termine dell'azione di sostegno, che può essere, abbiamo detto, una formazione, un aiuto occupazionale, un sostegno all'autoimprenditorialità e così via. Di questo è necessario ovviamente tenere conto nella elaborazione dei programmi operativi, perché ricordate le tabelline, insomma, sugli indicatori, ovviamente vanno nel FESR, vanno anche nell'FSE Plus e nel Fondo Sociale Europeo io devo fare riferimento a questi indicatori, associandoli di volta in volta ai diversi obiettivi specifici. Ripeto, qui parliamo di indicatori comuni, ovviamente non c'è una casistica per gli indicatori specifici di programma,
Ma le varie amministrazioni titolari di programmi, per migliorare, diciamo, la capacità di informazione, di sorveglianza del programma, possono benissimo fare riferimento, dopo aver utilizzato, quando pertinenti, gli indicatori comuni, possono benissimo fare riferimento a indicatori specifici di programma. Ecco, voi sapete, insomma, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, l'accordo di partenariato non è ancora approvato, non è ancora completato, però insomma ci sono già delle indicazioni molto quasi definitive, direi. In particolare, per esempio, sui programmi operativi nazionali, ecco, vedete dalla tabella che abbiamo peraltro già visto, diciamo, nello scorso incontro, che l'FSE Plus contribuirà al cofinanziamento di 7 degli 11 programmi operativi nazionali e quindi starà su scuole e competenze, starà su giovani, donne e lavoro, starà su cultura, starà su inclusione e lotta alla povertà, starà su Metro Plus e città medie del Sud, in particolare attraverso azioni sull'inclusione sociale, starà sul programma salute, starà sul programma capacità per la coesione, che in sostanza è il nuovo PON Governance gestito, PON Governance 21-27, tra virgolette, gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale, che avrà un focus più specifico sulle problematiche relative all'attuazione dei fondi. Dunque, l'ultima parte un po' della nostra discussione è un po' semplicemente, come posso dire, di sensibilizzazione, diciamo, chiamiamola sensibilizzazione, nel senso che, diciamo, al tavolo della programmazione dei prossimi anni, diciamo 21-27, anche se il piano nazionale ha un arco temporale più breve, si è seduto un ospite molto ingombrante, che è il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Il piano, questo va detto, il piano è un piano per la coesione. Infatti, tra l'altro, adesso non ricordo con precisione l'articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che parla di questo aspetto, ma in effetti il piano è stato attivato in base ad un'esigenza straordinaria in termini di coesione che si è manifestata nell'Unione Europea. E quindi, se anche vedete, l'abbiamo visto nel primo seminario, se anche vedete la sua collocazione all'interno delle rubriche del bilancio, diciamo, europeo, sta sulla coesione. Che cosa significa questo? Che gli interventi che noi facciamo con i fondi nostri tradizionali, insomma, FSE Plus, FESR, con il loro cofinanziamento nazionale, hanno una forte interrelazione con i programmi con i piani, con gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. In particolare, delle 6 missioni del piano, quelle che hanno una maggiore attinenza, mettendolo un po' in negativo, dovrei dire una necessità di demarcazione con i fondi, in particolare con l'FS Plus, sono quelli che riguardano istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute, cioè la missione 4, 5 e 6 del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Allora, ad esempio, se io guardo la componente del potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione dagli asili nido all'università e guardo le cosiddette misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ecco, vedete che trovo molti temi che sono ambiti specifici in cui lavora il Fondo Sociale Europeo Plus. E inoltre devo anche tenere presente
lo sappiamo bene, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha una componente di riforme molto estesa, molto importante, che naturalmente potrebbe retroagire sull'uso che noi faremo del Fondo Sociale Europeo Plus. Ad esempio, nell'ambito di questa componente del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, vedete, io ho una riforma degli istituti tecnici e professionali, ho una riforma del sistema di istruzione tecnica superiore, ho una riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, ho una riforma del sistema di orientamento. Ho una riforma delle classi di laurea, delle lauree abilitanti per determinate professioni e così via. Vedete che, diciamo, è una componente, diciamo, di modifiche del nostro sistema formativo e dell'istruzione molto, molto importante, che naturalmente costituisce quadro di riferimento anche per le attività dell'FS Plus. E questo è vero anche se io considero accanto alle riforme i singoli investimenti. Ad esempio il piano per gli asili nido, scuole dell'infanzia, servizi di educazione e cura per la prima infanzia, che ha molto a che vedere con l'educazione, ma anche con l'inclusione e con il contrasto tra l'altro alla povertà infantile di cui abbiamo detto in precedenza. Il potenziamento infrastrutture per trasporto a scuola, questo non è FSE Plus, ma è FESR sicuramente. L'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli, nella scuola secondaria, diciamo di secondo grado, e così via. Insomma, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi troviamo sia un quadro di riforme che retroagirà sull'ambito dell'intervento dell'FSE Plus, sia degli interventi materiali rispetto a cui sarà necessario trovare specializzazioni e demarcazioni con i progetti finanziati dall'FSE Plus. Questo vale per questa componente. Io rinuncio, diciamo, a commentare le diverse componenti che hanno una chiara intersezione con l'FS Plus, sono sulle slide, ma ad esempio anche la parte che riguarda la componente come dire, di ricerca e di impresa. Ecco, voi vedete come molti investimenti, ad esempio i progetti di ricerca di significativo interesse nazionale, il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, i partenariati allargati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca di base. Questi sono tutti domini dell'FS Plus. In particolare, ricordate, fanno parte del contributo che il fondo può dare all'obiettivo di policy 1. E quindi sono aspetti di cui necessariamente si dovrà tenere conto. Credo anche attraverso un tentativo un po' di impostare degli strumenti di programmazione o di metaprogrammazione che cerchino un po' di considerare come verranno assortiti i progetti finanziati dai programmi operativi, in particolare l'FS Plus, e i progetti finanziati dal Piano Nazionale di ripresa e di resilienza. C'è una difficoltà, come sapete bene, di governance e di tipo organizzativo, nel senso che le amministrazioni regionali sono, insieme agli enti locali, attuatori del PNRR, quindi non viene richiesta loro una specifica, esplicita attività di programmazione. Questa attività di programmazione, però, a mio avviso, insomma, non solo a mio avviso, sarebbe molto opportuna per integrare, diciamo, nella maniera migliore possibile gli strumenti che derivano, i progetti, le operazioni, le misure che vengono finanziate attraverso questi due diversi meccanismi delle politiche. Ripeto, rinuncio ad entrare nel merito, però, per esempio, politiche per il lavoro è un altro campo di interrelazione molto importante. Noi abbiamo anche qui
una riforma prevista delle politiche attive del lavoro e della formazione, una riforma della lotta al lavoro sommerso. Abbiamo investimenti che riguardano il potenziamento dei centri per l'impiego, la creazione di imprese femminili, sistemi di certificazione della parità di genere, sistema duale, cioè tutti i campi dove il Fondo Sociale Europeo è dominus, era, è stato dominus, e dove adesso è necessario cercare delle interrelazioni e delle demarcazioni. Questo vale anche per le infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, in particolare qui siamo nel cluster degli obiettivi specifici del Fondo Sociale che riguardano appunto l'inclusione. Anche qui una combinazione di alcune riforme con investimenti di inclusione, come sostegno alle persone vulnerabili, percorsi di autonomia per persone con disabilità e così via. Interventi per la questione, diciamo, già sono meno specifici rispetto al Fondo Sociale, ma anche qui ci sono delle indicazioni. Insomma, al di là della considerazione di dettaglio che noi possiamo fare di ciascuno specifico intervento, vale un po' un richiamo di metodo, cioè vale un richiamo alla necessità di fare molta attenzione a quello che sta per succedere in termini di percorsi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché sarà necessario mettere in coerenza i due sistemi, fondi e piano nazionale, in modo da sfruttare i fondi, insomma, nella maniera più efficace possibile per le nostre comunità e per le nostre regioni. Allora, io sì, ieri, cioè, nell'ultima settimana, nell'ultimo incontro ho esagerato. Adesso, diciamo, mi sono un po' mantenuto, diciamo, nei tempi, però, diciamo, potremmo, credo, approfittare per un po' di riepilogo finale di quesiti, non necessariamente di quesiti, ma anche di commenti, direi, non soltanto sugli argomenti che abbiamo trattato oggi, ma su quelli che abbiamo affrontato complessivamente nei tre momenti, insomma, di incontro che abbiamo avuto. Sì, Raffaele, infatti appunto questo è un momento conclusivo dove possiamo, diciamo, sfruttare gli ultimi minuti per sia porre domande sia fare osservazioni. Partiamo dalla prima osservazione di Francesco Cocco che sottolinea come il problema sia la governance e che sarebbe utilissimo liberare risorse sul Po dopo aver definito interventi con il PNRR. Sicuramente sarebbe molto utile. Bisogna un po' vedere come le tempistiche, insomma, dei due strumenti, nel senso che sarebbe opportuno riuscire prima della partenza, sia dell'attuazione del piano, sia dell'attuazione dei programmi operativi, di avere un po' come una volta si parlava di documento unico di programmazione. Non a questi livelli, però sarebbe utile avere una idea, diciamo, più articolata possibile di che cosa finanzia con l'uno e di che cosa finanzia con l'altro. Insomma, io spero che le autorità nazionali, il Dipartimento delle Politiche di Coesione, su questo diano una mano, perché il rischio di confusione, secondo me, è molto alto, insomma, speriamo che non si. Esattamente, i tempi non collimano, infatti, questa è un po' la preoccupazione. Sì, quello che noi appunto notiamo anche in questa fase, no? Tu prima parlavi di metaprogrammazione, è appunto proprio la difficoltà di poter costruire una matrice coerente che poi incroci tutte le tipologie di intervento, anche perché siamo ancora in una fase di negoziato, quindi non abbiamo ancora l'accordo di partenariato sul PNRR, diciamo si sta chiudendo la partita, quindi noi abbiamo diverse difficoltà, quindi quello che vorremmo è chiederti, quindi da parte proprio del gruppo di lavoro di supporto.
e se sei a conoscenza di diciamo come stanno operando magari altre regioni, quindi che tipo di strumenti o che tipo di diciamo, attività stanno svolgendo proprio preparatorie. Diciamo, un po' la tua esperienza, se ti risulta qualche modalità operativa in qualche altra regione su questo aspetto proprio della programmazione unitaria. In questo momento, naturalmente, io non ho una visione complessiva, diciamo, su tutte le regioni italiane. Devo dire che il livello di preparazione, nel senso di disposizioni iniziali, diciamo, rispetto a questa fase che si sta aprendo, non è avanzatissima. Le ipotesi che si fanno sono delle ipotesi soprattutto organizzative, nel senso che sarà necessario dotare un po' le amministrazioni, soprattutto le amministrazioni titolari di programmi, dotare di una funzione di coordinamento complessiva che permetta che adeguatamente presidiata, permetta di coordinare, diciamo, i vari flussi di progettualità. Devo dire che, però, insomma, io ho esperienza soprattutto nelle regioni del sud, raramente funzionano queste strutture di governance. Infatti, i comitati di coordinamento, i tavoli interprogrammatici e così via, quasi sempre vengono effettivamente istituiti. E devo dire, però poi alla fine la mia, come dire, osservazione, insomma, individuale, non mi sembra in generale che producano grandissimi risultati. Però la risposta non può che essere una risposta di governance diciamo, come dire, lo sforzo dovrebbe essere quello di dotare di effettiva capacità di intervento queste, diciamo, le cabine di regia, sostanzialmente i comitati, i tavoli o quello che sia, di coordinamento, diciamo, delle progettualità, di dotarli di una capacità operativa, di dotarli di uno strumento. Lo strumento, io, insomma, non vedo altri strumenti che quello di un metaprogramma, sostanzialmente, cioè di un documento di programmazione il più possibile unitario che mantenga insieme le diverse strutture programmatiche, e questo dovrebbe essere ovviamente seguito con maniera dedicata, insomma, da un nucleo dedicato di esperti. Devo dire, sul piano, diciamo, la possibilità di procurarsi expertise, diciamo, su questo non dovrebbe essere un problema, nel senso che sono finanziabili anche sul piano delle spese dei tecnici, insomma, di esperti che dovrebbero riuscire a seguire questa fase, insomma, di avvio di questa programmazione unitaria e poi di attuazione, insomma. È una sfida indubbiamente molto, molto Sì, molto forte. concordo. Concordo. Allora, ci Allora. sono, diciamo, altre domande. Allora, c'è Giulia Di Cesare che dice: può darsi che le tempistiche saranno gestite direttamente dalla Commissione? Se non ricordo male, si provò a chiedere di tenere i PON nel PNRR e la Commissione decise di tenerli separati. Ci sono possibilità che per dare l'ok all'accordo di partenariato e quindi alla programmazione, la Commissione porterà prima a termine la votazione sul PNRR? Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, nel senso che la Commissione, dunque, se non ricordo male, la Commissione dovrebbe chiudere la valutazione del PNRR da regolamento entro la fine di luglio. Poi c'è un altro mese che si può prendere il Consiglio europeo per l'emissione della decisione. E quindi, diciamo, alla fine dell'estate,
Il PNRR dovrebbe essere operativo, anzi potrebbe addirittura esserci qualche anticipazione rispetto a questi tempi. Invece, sull'accordo di partenariato, l'accordo di partenariato non è stato nemmeno chiuso e quindi avrà dei tempi un po' più dilatati. Tra l'altro con i programmi operativi. E quindi ci sarà una certa sfasatura temporale, nel senso che questa, diciamo, una proiezione che si può fare, però, insomma, l'accordo di partenariato e i programmi operativi difficilmente saranno attivi prima della fine dell'anno. Quindi ci saranno, diciamo, forse, diciamo, 4-5 mesi di decalage sostanzialmente fra gli uni e gli altri. Non mi meraviglio che la Commissione non abbia voluto mettere i programmi operativi nel PNRR perché anche loro sono molto legati alle regole e sono regole completamente diverse, quelle dei fondi a gestione concorrente, FESR, Fondo Sociale Europeo Plus, e del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tra l'altro, il dispositivo. E questo è proprio un articolo del regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza, è considerato come un intervento a gestione diretta e non è un intervento a gestione concorrente, quindi è come se l'Unione, insomma, se la Commissione europea avesse un unico grande beneficiario che è lo Stato membro. Quindi sono regole totalmente diverse, quindi non mi meraviglio, diciamo, che non si sia potuto fare questa operazione che, diciamo, ingegneristicamente sarebbe stata molto saggia. Ma se ci pensate, no? Anche la distinzione fra FESR e Fondo Sociale Europeo Plus, ma a che serve? Cioè, non so se mi spiego, nel senso perché non è possibile avere un unico fondo che finanzia le politiche di coesione? Non so, queste sono domande un po' forse ingenue, insomma, però se ci pensate, diciamo, non ha molto senso tutto questo. Quando poi alla fine i dispositivi sono uguali, cioè le regole non per niente le mettiamo nello stesso regolamento. Però insomma, voglio dire, anche la Commissione europea ha le sue come dire, non voglio dire difficoltà, ma le sue caratterizzazioni, ecco. Anche cristallizzazioni, nel senso che appunto ho sempre Cristallizzazione, ragionato infatti. così e quindi di conseguenza magari andando verso una semplificazione, chissà nel prossimo ciclo di programmazione a questo punto si Il potrebbe. monofondo, certo. Infatti. Allora, c'è poi Maria San Benedetto che dice molto interessante l'attuazione di azioni innovative che forse è il principale elemento di novità. Non tutto nell'attuale programmazione ha funzionato e c'è esigenza di nuovi strumenti da costruire insieme a più attori. Sì, sono assolutamente d'accordo, c'è bisogno di originalità, di aria fresca, di aprire le finestre, di uscire dagli uffici, diciamo, e muovere gli attori, insomma. Per esempio, a me, diciamo, è piaciuto, soprattutto in alcune regioni, nel 14-20, il percorso che è stato fatto per la specializzazione, intelligente. Ci sono alcune regioni che l'hanno fatto bene, che hanno fatto lavorare molti attori, che li hanno fatti discutere e che hanno costruito dei bei percorsi partecipati, il percorso di, diciamo, di scoperta imprenditoriale, come si dice. Non sempre però, si riesce a fare in modo che questo abbia delle ricadute concrete, nei tempi giusti sui programmi operativi, perché poi fare azioni innovative significa fare progetti sostanzialmente, insomma. Quindi coinvolgendo tra l'altro attori molto diversificati, non necessariamente abituati, diciamo, a ragionare con i fondi, con i progetti di sviluppo, quindi grandi impegni. Però sono d'accordo, bisogna un po', questo mondo bisogna un pochino raffrescarlo, diciamo così. Anch'io. Allora, non so se ci sono altre domande, perché altrimenti chiederei, visto che siamo in chiusura, anche ad Antonella Tollis, di accendere il microfono e la webcam
Antonella Tollis, che logicamente per la regione Abruzzo, diciamo, ha il suo ruolo in quanto appunto il riferimento essenziale per quello che è la programmazione unitaria e l'ufficio di comunicazione, la programmazione unitaria, perché appunto grazie, diciamo, alla collaborazione che stiamo instaurando, stiamo, diciamo, svolgendo un cronogramma, diciamo, di attività molto intenso, nel quale appunto è stato incardinato, perché ne è stata sicuramente ritenuta la necessità e l'utilità, è stato organizzato appunto questo ciclo di tre seminari. Allora, c'era l'ultima domanda di Lorenzo De Liberato: un'operazione networking tra la regione e le aree territoriali sul piano pratico accelererebbe l'attivazione degli strumenti di sviluppo territoriale rispetto allo strumento dei centri unici come utilizzato nella precedente programmazione da lei ricordato nella fase iniziale del webinar. Diciamo sempre nel filone proprio della programmazione dello sviluppo locale partecipativo. Allora, io se non ci sono altre domande, ringrazio sicuramente Raffaele Colaizzo per, diciamo, l'intensità, la puntualità con la quale appunto ci ha dettagliato e ci ha illustrato in questi, cioè, tre incontri tutte le caratteristiche sia relative al regolamento comune che appunto le peculiarità del FES e dell'FSE, diciamo uno sforzo intenso anche nelle risposte puntuali che ha saputo rivolgere, diciamo, rispetto alla platea che ha posto le domande. E quindi appunto chiedo appunto a Raffaele, diciamo, anche di salutare la platea, così anche che chiuderà, diciamo, questo incontro la dottoressa Tollis, proprio per, diciamo, dare, le conclusioni degne, diciamo, di questo percorso. E come queste si incardinano nel discorso che la programmazione unitaria sta Vi svolgendo in grazie, Regione grazie Maria Abruzzo. Rosaria, grazie a tutti per l'attenzione. Vi auguro un ottimo lavoro per le prossime settimane, i prossimi mesi e magari auguro a tutti noi un giorno di poterci magari rivedere in presenza, perché è vero che queste occasioni, diciamo così, di videoconferenza sono comode, nel senso che appunto, insomma, io come voi, insomma, come molti di voi, sto a casa, diciamo, adesso vado a farmi un caffè, diciamo, però, niente sostituisce, diciamo, gli incontri in presenza, quindi speriamo di poterci comunque incontrare di persona. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie. Antonella, prego. Sì, mi Sì. sentite? Sì, Maria sì. Rosaria, mi sentite? Ok, grazie. Sì, ok, grazie. Grazie Maria Rosaria. Ovviamente devo dire che sono estremamente soddisfatta di questo ciclo di webinar, Maria Rosaria, che è stato decisamente all'altezza degli obiettivi che come gruppo Compro, va ad inglobare anche il nucleo di valutazione, ci eravamo proposti. Quindi davvero io ringrazio di cuore te e il Formez che ci sta supportando con dei professionisti davvero validi e ovviamente il dottor Colaizzo che forse ho tempestato troppo di domande, ma in realtà questo webinar serve proprio a questo, no? Cioè, in questo caso è la formazione che diventa immediatamente uno strumento operativo ed attuativo, ed ecco perché a proposito, diciamo, di strategie partecipative, la Regione Abruzzo potrebbe sperimentare un nuovo ragionamento perché nelle nostre fasi piuttosto dinamiche di incontro con il partenariato abbiamo registrato una vivacità,
una vivacità del territorio, una vivacità proattiva, tant'è che noi abbiamo ricevuto 250 progetti che sono nati dalla spontaneità appunto delle varie rappresentanze territoriali, quindi dagli enti locali ai privati, tutti soggetti che noi contattiamo attraverso lo sportello di ascolto partenariale che è stato appunto attivato dal Dipartimento della Presidenza. In sostanza, quindi, dottor Colaizzo, domani abbiamo questa importante riunione sulle cosiddette aree omogenee e quindi sicuramente metteremo a frutto le indicazioni che lei ci ha dato. Quindi ci stiamo muovendo in linea, grazie all'attività anche innovativa, no? Di questo incontro tra un gruppo di ricercatori di alto livello proposti dal Formez e da funzionari e dirigenti regionali. Che sono stati individuati non esattamente in una cabina di regia, non esattamente in un coordinamento, ma sicuramente in un modello voluto dalla dottoressa Grimaldi, che è capo dipartimento della Presidenza, che sicuramente ragiona, ecco, diciamo così, al di là degli acronimi, al di là della ricerca di nuove parole, si pone come obiettivo esattamente quello che diceva lei, quindi è una metaprogettazione, tant'è che proprio in questo tipo di prospettiva il gruppo Compro ha prodotto Abruzzo Prossimo. Abruzzo Prossimo lo vediamo anche qui rappresentato, diciamo, con il suo logo sulle slide, e Abruzzo Prossimo rappresenta proprio questa ambizione, cioè rappresenta l'ambizione di tenere tutto, di tenere questo straordinario modello di integrazione che, come lei ci ha spiegato, in realtà ci proviene direttamente dall'Unione Europea e che noi però dobbiamo essere in grado di soddisfare. Ed è un'integrazione a tutto tondo, perché non è soltanto l'integrazione degli strumenti finanziari, ma evidentemente anche un'integrazione di competenze tra chi sta dentro e chi sta fuori. E qui per concludere, quindi ringraziando anche tutti i colleghi che hanno voluto partecipare a questo webinar, le dico anche che questa attività di capacitazione che noi stiamo svolgendo ancora grazie al Formez all'interno della regione Abruzzo sarà poi veicolata anche all'esterno. Infatti adesso noi metteremo, diciamo, dopo evidentemente una valutazione con la dottoressa Maria Rosaria Russo, metteremo a disposizione i nostri partner, perché li chiamiamo così, i nostri partner, metteremo a disposizione queste sue interessantissime lezioni. Quindi io, Maria Rosaria, mi fermerei qui. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima riunione. Grazie ancora al dottor Colaizzo, speriamo di vederci, dottor Colaizzo, di nuovo. Grazie, grazie, grazie. A presto. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie molto. Grazie a tutti.